Ci siamo in diretta e benvenuti a Virtual Studium. Virtual Studium è un progetto di divulgazione interdisciplinare online, ideato, promosso e coordinato dalla sezione attività culturali Usiena Campus in collaborazione con Uredio e Ciclomaggio. Do il benvenuto al professor Macchi. Ci siamo in attesa del professore. Professore, mi vede e mi sente? Sì, ti sento e ti vedo perfettamente. Voi? Buonasera. Perfetto, sì, buonasera professore, do il benvenuto anche a lei a Virtual Studium. E ricordo, prima di iniziare la nostra diretta ufficialmente, a tutti quelli che ci stanno ascoltando che sarà possibile fare domande e interventi nella sezione commenti della diretta. Poi l'appuntamento di oggi è intitolato Geografia del contagio e il nostro percorso direi che comincia già dagli anni 90 e dalla formazione di quella che può essere definita come una società nuova. Ora, noi crediamo che la vita della società sia sempre stata sottomessa, così come la vita degli individui, ad un certo numero di leggi definite immutabili. E dove queste leggi scompaiono, la società che viene esposta quotidianamente a mutamenti e innovazioni di conseguenza cade. Ora, una di queste leggi immutabili è chiamata comunità di destino e trovo che sia fondamentale partire proprio da questo in virtù del momento che stiamo attraversando, poiché questa comunità di destino in qualche modo lega tutti i membri della società. Quindi, professore, partendo da questa riflessione, quanto incide secondo lei l'esistenza di questa legge per la nostra sopravvivenza e adattabilità ai cambiamenti ai quali siamo tutti i giorni sottoposti? Bene, allora la domanda è molto interessante e va direttamente al. Mi sentite? Mi sento? Sì. Ok. Va direttamente al cuore del problema, al nocciolo della questione, ed è il problema della interrelazione non solamente fra le diverse parti della società, così come l'abbiamo costruita, ma anche la società all'interno e la società e gli ecosistemi all'interno della quale questa si forma, si è sviluppata ed è cresciuta nel corso degli ultimi secoli. La questione è, allora, innanzitutto, la comunità di destino è un concetto tipico del XX secolo, è un concetto che compare risalire al primo utilizzo del concetto è molto, molto difficile. Comunque, le prime volte che si inizia a parlare di comunità di destino è intorno nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È la prima volta che si sente questa necessità di fare una riflessione sulla condivisione delle sorti dell'umanità. Poi, il concetto ad un certo punto scompare e ricompare nel corso degli anni 60 e degli anni 70. Perché? Perché stiamo parlando della guerra fredda e il problema dell'annientamento dell'umanità, cioè siamo stati posti di fronte al grande problema della scomparsa della specie umana di fronte al pericolo della guerra atomica. E poi ricompare soprattutto a partire dal 2000. Nel passaggio dal XX al XXI secolo, quando si va affermando, ormai prende forma la globalizzazione moderna, nel corso degli anni 90 prende forma la globalizzazione e ci si rende conto che le sorti delle società sono fortemente si condizionano reciprocamente. E, a questo proposito, vi leggo un breve passaggio di un testo fondamentale, che è uno dei testi che in qualche modo vorrei suggerire, di Storia della globalizzazione di Osterhammel e Peterson, proprio parlando delle ultime fasi della globalizzazione, scrivono: tra le possibili conseguenze globali del comportamento umano non rientra più solo l'annientamento istantaneo del pianeta con una guerra nucleare, ma anche la sua lenta distruzione attraverso lo sfruttamento incontrollato delle sue risorse, l'inquinamento della sua atmosfera. Cioè, stiamo parlando di una condizione nuova nella quale una parte della società,
una parte dell'umanità può compromettere le sorti di un'altra parte o di tutto il pianeta. La situazione nella quale ci troviamo è un chiaro esempio di quello che siamo di questa legge, così come l'hai definita. Benissimo, e sempre parlando appunto di società, noi vediamo che comunque oggi la società è in continuo movimento, no? E più il progresso va avanti, più si generano necessità e domande. Più si generano domande, più si intensificano le produzioni e di conseguenza i consumi. Poi inoltre l'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha anche consentito alla massa di prendere coscienza di sé, di muoversi rapidamente, coprendo anche distanze incredibili, prima ritenute incolmabili. Quindi si è generata una grande facilità di connessione. Quindi in che modo questa grande connessione si ripercuote nel diffondersi di una pandemia? Allora, anche in questo caso è importante ricordare come la società, più che la società, l'umanità si stia trasformando a una velocità che per noi è difficile afferrare. Okay? E proprio su questo argomento vi leggo alcuni dati. Prima stavo cercando un po' di informazioni proprio sul tema del, perché nel caso specifico della pandemia che stiamo osservando, questa crisi, è una crisi che è determinata anche da una veloce diffusione provocata anche dall'intensificazione, così come giustamente hai suggerito, dei viaggi, i contatti, i flussi umani nel pianeta. No? Per renderci conto di, queste sono le previsioni della IATA, l'agenzia che si occupa sostanzialmente dell'aviazione civile a livello mondiale, e fa una serie di proiezioni, è un piccolo manifesto della IATA, e questo piccolo manifesto, molto interessante, fa le proiezioni dal 2018 al 2038, ok? Per cui ascolta bene, Giuditta, i dati che sto per dirti, e ti rendi conto di come cambia come è cambiato e come sta per cambiare il mondo. Allora, da qui al 2018 ci sarà un incremento annuo, per esempio, dalla Cina, dell'11%. Cioè, da qui al 2038 avremo una crescita annua del numero di passeggeri intorno all'11% dalla Cina. Questo perché? Perché è una delle società che sta subendo la trasformazione, una delle più grandi trasformazioni. Ma non è solamente la Cina, stiamo parlando anche dell'India. L'India il 10%, Indonesia il 9%. Cioè, poi tra l'altro da qui al 2038 le proiezioni della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale parlano che da qui al 2040 proprio queste saranno le tre potenze economiche, saranno proprio Cina, India e Indonesia. Al quarto posto ci saranno gli Stati Uniti d'America. Per cui ci rendiamo conto del mondo come sta cambiando. Abbiamo un flusso, il traffico a livello mondiale di persone è semplicemente spaventoso. Vi leggo un po' di numeri, scusate che li ho messi qui da parte, perché tanto questo è uno degli argomenti principali. Allora, attualmente, per cui nel 2020, Giuditta, il traffico è stato sostanzialmente di 4 miliardi 723 mila passeggeri. Okay? Nel 2008, per cui sostanzialmente 10 anni prima, 12 anni prima, sì. Ah, scusate, il 2020 sarebbe una proiezione, si arrivava a 4 miliardi 700 milioni di persone. Nel 2008 erano 2 miliardi 400 milioni di viaggiatori, ok? Il che significa che in 10 anni la società
cioè l'umanità ha quasi duplicato gli spostamenti in aereo in 10 anni, ed è la proiezione nella quale stiamo andando, cioè da qui al 2040 noi andremo a non a quadruplicare, cioè la crescita è esponenziale. Certo. Allora il problema principale che noi ci dobbiamo porre, a mio parere, cioè non è che è una questione che riguarda solamente la visione della geografia o l'interpretazione della geografia, questa è anche la geografia in questo è insieme all'ecologia, alla biologia, a una parte dell'antropologia, a una parte della sociologia, è che il problema spesso noi l'abbiamo associato al tema della popolazione mondiale. Noi abbiamo vissuto gli anni 70 come la fase in cui ci siamo preoccupati del ritmo in cui stava crescendo la popolazione. Ma il problema non è solo quello, il problema è anche il consumo di risorse, così come giustamente hai sottolineato nell'osservazione, nella nota che hai fatto all'inizio, e il ritmo con il quale noi stiamo consumando le risorse e soprattutto il fattore chiave è l'intensità. È tutto per sostenere un'economia che noi sembra di essere rassegnati a questa idea della crescita, la crescita incondizionata. La crescita, soprattutto abbiamo questo rapporto con il PIL che deve crescere, per cui se il PIL non cresce ovviamente ci preoccupiamo. Però il problema è sempre quello del che tipo di relazione noi abbiamo con il pianeta, cioè in che modo stiamo modificando le nostre relazioni, soprattutto le nostre relazioni di consumo. E la logica è una logica un po', scusami, ma io devo fare una serie di discorsi un po' scomodi, ma è il mestiere anche della disciplina che ho scelto, ovvero è una disciplina che non fa altro che continuare a segnalare la logica della relazione umanità-uomo, umanità e ambiente, e questa logica è una logica che non è legata di fatto alla quantità di persone, ma al tipo di consumo che questa società ha. Perciò, sempre ricollegandoci al tema della società, scusate, alla comunità di destino, cosa succede se noi iniziamo ad osservare una crescita esponenziale dell'economia in India, per cui anche la dinamica dei consumi di un paese con più di 1 miliardo di persone inizia a somigliarsi alla nostra dinamica dei consumi delle risorse? Cioè, ti rendi conto che certo. è tutto diventa un intreccio molto difficile poi da risolvere. Certo, assolutamente. Poi un altro argomento sul quale volevo proprio portare l'attenzione è questo. Negli ultimi decenni la percezione che l'uomo ha avuto dei rischi, cioè, ha penalizzato fortemente alcune aree di sviluppo. Infatti, in alcuni stati le persone erano preparatissime a affrontare una guerra di tipo militare, per esempio, e hanno penalizzato, pur conoscendone i rischi, il campo sanitario. Quindi questo ha comportato oggi inevitabilmente la chiusura delle fabbriche per contenere i rischi del virus. Questo però sta generando quello che potrebbe essere un probabile tracollo economico e sociale inimmaginabile, e di conseguenze drammatiche. Quindi, alla luce di tutto, una globalizzazione intesa però come collaborazione, unione delle forze e delle conoscenze per lo studio dei fenomeni avrebbe in qualche modo consentito di ridurre questo dissesto di tipo socio-economico che stiamo affrontando in questo momento, anche perché poi da quello che ci viene riferito dai dati ogni giorno non è che si sta manifestando una crisi in alcuni paesi, la crisi è proprio sentita e è comune a tutto il mondo. Allora, anche su questo punto è interessante notare un enorme paradosso, no? Attualmente il paese che è maggiormente in crisi per questa, sfortunatamente il paese più in crisi per questa
questa pandemia sono gli Stati Uniti d'America. Ora io ti rivolgo una domanda, senza voler, cioè tu devi semplicemente rispondere a se ti sembra logico o non ti sembra logico che un paese che possiede la potenza militare sufficiente per annientare più volte l'intera razza umana, per cancellarla dal pianeta, sia in ginocchio attualmente perché non riesce a trovare una soluzione per difendere i medici in prima linea, fornendogli delle mascherine che hanno una tecnologia semplicemente un problema che abbiamo risolto decenni, cioè il problema delle mascherine chirurgiche l'abbiamo risolto 40-50 certo. anni fa, ok? Perciò cosa ne pensi tu? No, questo è assolutamente illogico, perché fa pensare a quali siano state le priorità di studio per alcuni, ma quali siano le priorità anche oggi. Cioè, di fronte al problema e al fatto compiuto, la priorità resta sempre l'andamento economico, l'andamento delle borse, non ci devono essere tracolli, però i tracolli veri e propri poi sono nelle città e travolgono le persone, sarebbero risolvibili, diciamo, con un pezzetto di stoffa quasi. Esatto. Ora, il problema è anche questo, ed è che forse tu non, ma comunque, cioè, voglio dire, chiunque abbia un canale come Discovery Channel o History Channel, non si fa altro di parlare del rischio delle pandemie. Cioè, sembra che le pandemie e lo spauracchio delle pandemie sia stato un argomento per creare gli argomenti di queste serie televisive, questi scenari in cui l'umanità viene semplicemente scompare. Perché? Perciò noi siamo coscienti da tempo del rischio che noi corriamo. Ci è andata bene con la SARS, ci è andata bene con tante altre virus, hanno una capacità di diffusione limitata o erano molto letali, per cui siamo coscienti dei rischi. E non è l'unico rischio, cioè le pandemie non sono l'unico rischio, cioè, ci possono essere variazioni climatiche che noi non siamo pronti, non siamo preparati come società. L'elemento è sempre, collegandoci un po' agli argomenti che abbiamo trattato in precedenza, il problema è questo, ed è che noi siamo una società che in questo momento è cosciente dei rischi. Cioè, noi sappiamo che abbiamo un problema con le risorse idriche, un gravissimo problema con le risorse idriche. Noi sappiamo che abbiamo un grosso problema con la trasformazione dei gas, cioè la diffusione di diversi gas serra. E in questo caso adesso bisognerà finire, far concludere l'evento, far concludere la crisi per poi poter far emergere i dati, le correlazioni, però insomma comunque la contaminazione atmosferica sembra essere uno dei fattori che vanno a determinare anche l'evoluzione nelle diverse aree geografiche della malattia. Sì, prego. Sì, no, vedo tra i commenti. Allora, viene chiesto, potrebbe essere il caso di cambiare la formazione del PIL e senza retorica immettere beni non consumabili, ma né e sarò per vivere in maggiore serenità? Cosa ne pensa lei? Allora, io prima di rivolgere e prima di puntare il dito ai governanti, perché poi i governanti, il loro compito è seguire un po' le indicazioni di quello che è il volere della società, cioè loro non fanno altro che interpretare. Allora, noi siamo, in questo momento siamo la società che dedica maggiore spazio alle proteste, alla divulgazione per la difesa dell'ambiente.
ma siamo contemporaneamente, e anche questo è un altro paradosso, siamo la società che sta avendo l'impatto più forte sull'ambiente. No. Infatti siamo una società che ha duplicato nel corso di 10 anni, per esempio, il consumo di questo prodotto, che per noi adesso diventa un prodotto molto importante perché è diventato una sorta di status symbol, il viaggio, no? E soprattutto se è un viaggio intercontinentale, ancora di più, no? Ecco, cos'è che siamo disposti a fare? Cioè, qual è lo stato del turismo oggi? Cioè, cos'è che vanno a cercare i turisti oggi? Vanno a cercare qualcosa di diverso? Vanno a confrontarsi con una nuova cultura? Oppure quello che noi osserviamo quando andiamo in giro per il mondo è che si va verso una omologazione, e quello che cerchiamo è quella catena alberghiera che è identica alla catena alberghiera che già conosciamo, e cerchiamo quel ristorante che offre quel prodotto che già conosciamo. Cioè, noi abbiamo perso l'incapacità di confrontarci. Certo, noi non siamo realmente disposti ad accomodarci a quella che è un'altra cultura. Se poi andiamo in un luogo e ci omologhiamo all'esistenza di una ristorazione di un certo tipo, un alloggio di un certo tipo che ci ricorda quello di casa nostra, che per alcuni è comfort, però fa perdere un po' il senso del viaggio stesso poi. Esatto, ma lo dico, cioè, questo qui lo so che è un discorso molto antipatico, ma questo cioè, io non sto dicendo che il 100% delle persone che viaggiano hanno comportamenti di questo genere. Okay. Sto dicendo che la maggior parte, se io parlo dalla mia esperienza, mi rendo conto che si va a cercare il centro commerciale. E, cioè, io non voglio nemmeno esprimere un giudizio su questo argomento, perché non mi permetto di giudicare poi le scelte dei singoli. Ma ti faccio anche un esempio paradossale. Uh-huh. Noi protestiamo sempre per l'ambiente, no? L'ambiente. Ma chi è che entra in contatto, chi è che ha una relazione con l'ambiente? Cioè, ti dico semplicemente che io spesso vado a fare trekking in giro, e se io vado in giro io non trovo nessuno, no? E certo. Su percorsi, per esempio nella Toscana, sono percorsi, sulla carta sarebbero percorsi popolari. Nell'ultimo anno io non ho mai incontrato nessuno. L'ultima volta che ho incrociato qualcuno è stato tipo 2 anni fa. Ora, tutti ci preoccupiamo dell'ambiente, no? E ci preoccupiamo appunto di questa comunità di destino, no? Perché tutti ci rendiamo. Ma chi è che fa il primo passo? Chi è che cioè, cos'è che siamo disposti realmente a sacrificare? La cosa principale, secondo me, sarebbe, sì, questo secondo me, poi alla fine questo è il punto. Certo. E ripeto, mi rendo conto che sono cose antipatiche da dire, però qualcuno le deve dire, no? E se no non saremmo qui, ecco. Sì, e se no io non sarei nemmeno un geografo, nel senso, il geografo come disciplina, lo scopo della disciplina è studiare il rapporto tra uomo e ambiente, che è un rapporto difficile che si basa su un equilibrio. Noi siamo stati nel corso della storia molto abili a trasformare questo equilibrio e farlo crescere e farlo maturare per il benessere dell'umanità, ma attualmente siamo entrati in una fase, in una dinamica di una intensificazione dei consumi che per esempio è paradossale, al di là della forza militare, è paradossale che abbiamo economie in crescita, sulla carta economie in crescita, ma che restano compromesse di fronte a una crisi sanitaria, di fronte a un virus che peraltro è un virus che conosciamo come fermarlo, no? Sappiamo come va fermato, ovvero certo. Vanno limitati le interazioni a livello sociale, vanno mantenute alcune norme, infatti in alcuni paesi orientali il virus sembra sotto controllo, ma a livello sanitario noi siamo rimasti realmente, cioè questa è una dimostrazione, questa è una lezione.
Anche perché il grosso problema è che ci sono dei virus che ci spaventano molto di più rispetto a quello di questa, a questo qua, in questo caso. Perciò la questione è questa: in che direzione vogliamo muoverci? Una direzione che è quella dei consumi, ma a che scopo, no? Cioè, siamo diventati realmente una società dei consumi. Io non so, un altro testo che volevo segnalare, poi magari se vuoi li riguardiamo insieme alla fine, è questo di Baudrillard. La società, proprio la società dei consumi, cioè la società dei consumi è un testo fondamentale perché fa al di là del giudizio che uno può avere per una scuola di pensiero, però fa un'analisi molto lucida della condizione dell'individuo oggi. E ci sono diversi, al di là dei filosofi, ci sono tanti artisti che segnalano proprio questo problema, cioè il fatto che noi siamo diventati cioè noi non siamo più individui, non siamo più persone, ma siamo diventati consumatori. La nostra funzione è Assolutamente. quella di consumare, no? Ci fanno un'altra domanda molto interessante. Dicono, quindi il virus paradossalmente ci porterà a modificare i nostri comportamenti a beneficio dell'ambiente? Personalmente non credo, cioè quello che penso è che da questa esperienza quello che noi impareremo è a alterare la gerarchia delle priorità. Perciò la capacità di difenderci da certe malattie sicuramente sarà uno degli aspetti, cioè credo che difficilmente, finito tutto questo evento, questa fase, potremmo dire ok, continuiamo come prima. No, non lo credo, credo che cambierà la gerarchia delle priorità, per cui ci renderemo conto di questa fragilità, la fragilità della nostra società, di una società basata solamente sul PIL e solamente sui cicli di consumo passami il termine un po' violento, spreco, ma è così, cioè noi siamo una società dello spreco, perché comunque una società del PIL è una società dello spreco. Per cui dovremmo prepararci meglio, quello credo sì succederà, ci sarà una logica, saremo anche abili, questa è una cosa, la considero positiva, saremo anche abili a costruire PIL attraverso la preparazione per future crisi di questo tipo, questo sì. Però anche in questo caso noi abbiamo avuto, noi fondamentalmente noi come specie, quello che riesco ad osservare è che noi non riusciamo ad imparare le lezioni dalla storia. Ah, non lo Noi so. abbiamo bisogno comunque ciclicamente di ritornarci sopra, no? È così. Ci servirà comunque di lezione. In un modo o nell'altro sì, in un modo o nell'altro sì. Così come, per esempio, faccio un piccolo esempio sempre collegato al tema della globalizzazione. Noi come paese, e torniamo già, in questo caso torniamo al locale, noi ci siamo trovati a affrontare una crisi in cui la rete di collegamento principale in questo momento, che ovviamente è internet, in Italia è sottosviluppata per il carico e per la tipologia di connessioni che stiamo avendo in questo momento. Perciò, ad esempio, anche questo sarà un elemento che, a parte che comunque già in Italia è stato fatto tanto negli ultimi 4-5 anni, però anche in questo caso cambierà il nostro rapporto con Internet. Cioè Internet
non è stata compresa dai nostri politici, ma non è stata compresa nemmeno dalla società. Cioè la società non comprendeva la funzione di una banda larga. Cioè per quale motivo dovevamo avere una banda larga? Internet è una rete strategica proprio pensata per crisi, è stata concepita a livello militare negli anni 60, negli anni 70, costruita nel corso degli anni 60 e negli anni 70 a livello militare proprio per crisi di questo tipo, cioè per mantenere la connessione anche quando le reti erano saltate, le reti di interazione sociale, cioè quando ognuno doveva correre nel suo bunker. Certo. Per cui anche in questo caso cambierà. Un'altra cosa, per esempio, collegandoci al tema iniziale, che è un tema fondamentale quando si parla della globalizzazione. Non so se hai visto recentemente, negli ultimi 2 giorni, cominciano a circolare le notizie, e l'ho visto, cioè i braccianti nel sud Italia, sì, naturalmente è entrato in crisi tutto il settore, no? Perché assolutamente sì. Sono persone che in un modo si devono difendere, il settore è in crisi, no? Allora già cominciamo a prepararci a un incremento all'aumento dei prezzi in alcuni settori dell'agroalimentare, perché non ci sono persone in grado di portare avanti il lavoro, okay? Ora, noi ci siamo mai preoccupati del... Allora, scusami, non è esattamente propaganda, ma diciamo la nostra sensibilità, noi ci preoccupiamo perché sì, le grandi catene di produzione di abbigliamento sfruttano le persone dall'altra parte del mondo, in paesi come Bangladesh, Myanmar, per la produzione dei capi che noi compriamo a basso costo. Perché li compriamo a basso costo? Perché l'intensità del ciclo deve essere elevata. Okay? Noi certo, per mantenere sì, questa economia attuale, noi abbiamo bisogno di un'altissima intensità. Okay? E ci siamo mai preoccupati dei braccianti? Fondamentalmente no. Cioè, e noi pure facciamo la spesa tutti i giorni. Cioè tutti i giorni certo, andiamo prendiamo la frutta, prendiamo la verdura, ci pensiamo a chi è che la raccoglie, ma non ci pensiamo mai. Magari la nostra coscienza viene minimamente, in qualche modo, chi più chi meno, ci rimaniamo colpiti quando durante soprattutto l'estate percorriamo l'Italia e vediamo gli immigrati che raccolgono i pomodori che poi andiamo a mangiare, no? Adesso che tutto il sistema entra in crisi, forse diventeremo più attenti, forse, no? Forse anche a questi aspetti, sì, che prima non... semplicemente non vedevamo, si tratta di aprire gli occhi molto più di prima. Esatto. Benissimo, io professore la ringrazio. Io vorrei ricapitolare un attimo i suoi consigli di lettura. Allora, io ho 3 consigli. Sì. Il primo, abbiamo detto, è Storia della globalizzazione, di Osterhammel e Peterson. È un testo molto breve, se volete anche didascalico, ma è un'interpretazione molto chiara della periodizzazione e come la globalizzazione non sia un processo che è arrivato così all'improvviso. Cioè, è una cosa molto vecchia. Okay? Globalizzazione è un nome con il quale chiamiamo anche processi molto, molto antichi. Poi, naturalmente, Baudrillard, La società dei consumi. Sì. È un testo che a me è piaciuto tantissimo ed è interessante perché in questo caso serve per capire la dinamica cioè la condizione dell'individuo e come la condizione dell'individuo si è trasformata nel corso del tempo e come gli elementi identitari dell'individuo sono basati sul consumo, cioè non più chi sei, ma quello che compri ti definisce, no? E questo non va bene perché questa è una dinamica nella quale tu finisci per diventare, come dice lui stesso, finisci per diventare anche tu stesso un prodotto, no? Perciò, e poi ultimo, visto che comunque questo è un canale cioè non esclusivamente di
letterati, però insomma comunque di persone che hanno un interesse per le lettere. Vi voglio proporre un testo molto bello, è sostanzialmente una raccolta di saggi ed è sostanzialmente Nel mondo poroso di Gary Snyder. Gary Snyder, come sapete, è una delle figure fondamentali della Beat Generation, uno dei poeti americani più importanti dei nostri tempi. E qui non è un testo di poesie minimamente, ma è una delle figure più importanti per il pensiero ecologista e la riflessione sul rapporto uomo-ambiente. Sempre a proposito questo testo è importante, sempre a proposito per la logica di quanto le nostre parole poi vanno d'accordo con le nostre azioni. Perché, senza voler ritornare sul tema, il problema è che noi ci manifestiamo molto per l'ambiente, ma la domanda che pongo è: cos'è che facciamo per l'ambiente? Questa sì che è una domanda interessante. Ah, professore, prima di lasciarla sono arrivati un'altra domanda e una riflessione. Parto dalla riflessione perché preferirei concludere con la domanda. La riflessione è: se non abbiamo mai guardato alle nostre campagne è perché non c'era, anzi perché c'era un interesse diretto che noi non vedessimo. Esatto. Ora il problema è naturalmente, scusate, devo rilanciare. Il problema è questo, ed è che e anche questo è un altro paradosso, cioè noi viviamo nell'era dell'informazione. Quanto siamo informati? Perché la mia percezione è che cioè noi sostanzialmente stiamo vivendo nell'era dei paradossi. Nell'era in cui possiamo essere più informati su qualsiasi argomento è l'era in cui sì, abbiamo bisogno di una bambina che ci svegli su un argomento del quale si parla da anni, da decenni, no? Per cui anche per esempio per Assolutamente. parlare del tema sociale, il rapporto tra società, PIL, ricchezza, consumo, cioè non è che c'è da inventarsi niente di nuovo, cioè basta leggere le cose che ha detto Pepe Mujica e cioè non c'è da aggiungere niente, non c'è da aggiungere una sola virgola, è tutto, no? Per cui c'è un interesse perché noi non, cioè non, perché la società non guarda in una direzione, ok? Certo. Però. Poi la domanda, che è una bella domanda conclusiva perché un po' riprende anche le fila del discorso di prima, è: secondo lei saremo persone migliori quando l'emergenza sarà rientrata? Quello dipende da ognuno di noi, quello dipende da ognuno di noi, cioè io sicuramente appartengo a quelle persone che non si permette mai di dare consigli, bisogna fare consigli, cioè il problema è quello che ognuno di noi è disposto a fare, quello che io sono disposto a fare per te, Giuditta, no? Quello che tu, Giuditta, sei disposta a fare per il tuo vicino, il problema è una credo che quello sia una scelta personale, credo che quello sia uno degli elementi caratteristici della società, cioè la società così come noi l'abbiamo costruita, è una società che garantisce la libertà agli individui, ok? Per cui noi viviamo all'interno di una società che ci consente di essere o le persone più egoiste o le persone più generose di questo pianeta, senza creare particolari danni, ok? È chiaro che magari un atteggiamento egoista da parte di tutti può generare nel lungo periodo dei danni, però credo che questa sia una domanda personale, cioè credo che ognuno di noi deve interrogarsi, comprendere che tipo di persona vuole essere quando da qui a 20 anni Giuditta, che persona sarai? Quella è una domanda che la dovrai rispondere tu e dovrai prendere le decisioni per andare in quella direzione. Assolutamente. Penso che questa situazione, se non altro, ci farà capire quanto è importante il concetto di collaborazione, questo sì. Certamente, sicuramente.
Bene, professore, io la ringrazio tanto per aver partecipato a questo nostro appuntamento e Io ricordo a ringrazio tutti i voi. presenti, no, grazie mille, io e poi ricordo a tutti i presenti che domani alle 17 l'appuntamento con il professor Perini con un incontro intitolato Emergenza e coronavirus, il Parlamento, quindi sarà un altro incontro molto interessante, non mancate, e buon proseguimento a tutti quanti. Bene, grazie, grazie mille. Buon Arrivederci, grazie a pomeriggio. lei. Arrivederci.